Allora, successivamente a questo primo giro di interventi ci sarà la proiezione del documentario di Andrea Segre, Il Sangue Verde, cui seguirà poi un incontro con lo stesso regista e con altri ospiti. Vi presento subito le persone che sono qui con me in questo primo giro, poi ne seguirà un altro perché sono previsti 7 interventi brevi e quindi ci si alternerà su queste serie. Allora, iniziando dalle persone che sono alla mia sinistra, Cecilia Delia, assessore alle politiche culturali della provincia di Roma, poi il sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, e Giuseppe Pugliese di Osservatorio Migranti Africa Labria di Rosarno. Poi io, nel dare la parola, ripropongo quella domanda di prima, cioè cosa c'è di uguale, cosa è cambiato, e dovesse esserci anche la risposta alla domanda se qualcosa è peggiorato. Devo pogliela, prego sindaco. Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore alla cultura della provincia di Roma, Andrea Segre, che gentilmente mi ha invitato. Ci siamo conosciuti all'inizio della mia avventura, della mia campagna elettorale, un paio di mesi fa a Rosarno, per la presentazione del documentario, che è un documentario molto duro. A me da rosarnese un po' ha fatto specie guardarlo, però è naturalmente rappresentativo di quella che è stata e che è purtroppo la realtà in cui vivono i migranti. E oggi, io sono stata eletta da appena un mese, paradossalmente la situazione si può dire peggiorata. Peggiorata perché non esistono i ghetti che c'erano prima. Sono state sgombrate la cartiera, che già non c'era più l'anno scorso durante la rivolta, è stata la Salsuolo, la Rognetta, è stata sgombrata l'Opera Sila. I migranti presenti quest'anno sul territorio sono diminuiti come numero, sono circa a Rosarno 500, però quelli che non hanno il permesso di soggiorno, comunque quelli che vivono in una situazione costretti dalle leggi sull'immigrazione che sono presenti, sono distribuiti nei casolari di campagna. Quindi paradossalmente la loro situazione è numericamente inferiore, però è peggiorata per quello che riguarda le condizioni. Non sono più insieme, sono sparsi, sono più lontani dal centro abitato e poi hanno meno lavoro. Perché l'effetto delle leggi dell'anno scorso, della repressione che è stata effettuata, perché in fondo si è trattato di uno sgombro forzato di quelle persone che poi sappiamo che una volta arrivate a Crotone sono state mandate in giro per l'Italia, è stato quello di far sì che i datori di lavoro oggi abbiano paura. Abbiano paura per aumentare il controllo, non c'è più solo il lavoro nero, si assumono lavoratori stagionali che vengono da paesi neocomunitari, anche i bulgari, i rumeni, perché noi abbiamo presente non solo la migrazione africana, ma abbiamo presente anche la migrazione dei paesi dell'est, e quindi c'è un nuovo tipo di migrazione che sta sostituendo, più stanziale, che sta sostituendo quella africana, o comunque si aggiunge ad essa. Quindi c'è una coesistenza di tutte queste etnie che tra loro anche mal si concilia. Nello stesso tempo, quest'anno c'è pochissimo lavoro, c'è una crisi fortissima dell'economia agricola della piana di Gioia Tauro, gli agricoltori calabresi non raccolgono più il prodotto perché viene pagato, le arance vengono pagate 5 centesimi al chilo, quindi non riescono a raccogliere, quindi non riescono a pagare né col lavoro regolare né col lavoro nero, e le arance marciscono, per cui gli africani spesso quest'anno si accontentano di lavorare 1 o 2 giorni alla settimana. È una crisi del mercato e questo sta provocando delle nuove povertà anche all'interno degli italiani, dei rosarnesi, e quindi la situazione sociale diventa ancora più difficile. Non c'è razzismo, io posso dire paradossalmente, cioè Rosarno è diventata una città simbolo del razzismo e della mafia, è una città che invece ha in sé tutti i problemi del sud, dei vari sud del mondo, dico io sempre, e nello stesso tempo c'è un associazionismo, una Rosarno molto quasi affettuosa nei confronti di tutti gli ospiti, di quelli che vengono da fuori, che per 20 anni ha convissuto con i migranti. Rosarno è stato uno dei primi paesi ad accogliere la migrazione del Nord Africa, infatti tutti quelli che provenivano dall'Africa venivano chiamati marocchini, perché i primi Vucumpra sono arrivati nel nostro paese, molti si sono integrati, in paesi vicini ci sono anche delle moschee. E nello stesso tempo si è anche sempre convissuto. Credo che l'anno scorso questo momento di follia collettiva sia stato dovuto innanzitutto a un numero spropositato di migranti che sono arrivati, che non si era mai visto, circa 2.000-2.500 persone, che sono andate a scontrarsi con quella che era l'economia dell'anno scorso, che già cominciava a risentire delle difficoltà degli agricoltori. Quindi un'offerta di braccia e una domanda che era minore. E poi credo che il problema fondamentale sia quello delle leggi. Delle leggi che non permettono con l'attuale sistema, anche all'ente locale, di poter dare un aiuto se non viene
dichiarato un'emergenza di tipo umanitario. E quindi ci scontriamo con le norme da rispettare come ente locale. Noi stiamo allestendo un campo provvisorio con dei container in una zona vicina al centro abitato, che però dopo 4 mesi di difficoltà burocratiche, prima che io fossi eletta per l'individuazione del sito, oggi viene rallentato dalla difficoltà di trovare, perché il problema è stato riversato sull'ente locale, l'ente locale che ha sempre meno risorse, ci sono sempre più tagli economici, a trovare un'associazione che gestisca il campo. E questo campo potrà ospitare solo dai 100 ai 120 extracomunitari, è dotato di acqua, di luce, di tutti i servizi e di docce, e però dovranno essere in regola col permesso di soggiorno e forse anche avere il contratto di lavoro. E questo si scontra con quella che poi è la realtà. Io solamente voglio dire, sono venuta qui a Roma perché purtroppo da Rosarno, io ero una donna che non ha mai fatto politica. Ho deciso di affrontare questa sfida quest'anno, veramente come impegno della società civile, per dimostrare che dopo i fatti di Rosarno c'è stata una svolta nelle coscienze. Perché aver toccato nell'immaginario collettivo un punto così basso e nello stesso tempo non riconoscerci nell'immagine che di noi veniva fuori sui giornali, sulla stampa, ha fatto proprio scattare in noi un impeto d'orgoglio, cioè almeno in me. Allora dire sì, c'è un altro Rosarno, che naturalmente nelle mille difficoltà, anche in un razzismo presente, perché questo campo in minima parte è osteggiato da alcuni residenti, ma questo penso che sarebbe successo in tutte le zone anche di una grande città, se avessero messo un quartiere rom o altre cose, che le viviamo tutti i giorni. E questa sfida ha fatto sì che noi potessimo, una coalizione abbastanza composita, e riuscire a rinnovare, come diceva prima l'assessore, il consiglio comunale, sono 13 consiglieri nuovi, e soprattutto avere una rappresentanza di 5 donne, che è una sfida per quello che è lo stereotipo sia della politica italiana che poi del sud, che è sempre più difficile trovare un impegno e una rappresentanza femminile. I cittadini l'hanno accolta bene, cioè hanno creduto in questo progetto e quindi sfuggono a quelle che sono, forse perché ripongono più fiducia nelle donne, pensando che le donne meno possono essere attratte da quello che è il potere in quanto tale, il potere come simbolo poi di corruzione, tutto quello che stiamo vivendo insomma in questi giorni anche in Italia. Molto.